Mi trovo a Torrossaia, provincia di Salerno, presso la palestra Dragos Gym di Ivan Dusso, istruttore, personal trainer, il quale parteciperà il prossimo 20 ottobre alla gara dei Best a Cosenza, gara che fa parte appunto della 22esima edizione del trofeo internazionale che si terrà a Parco Acquatico di Santa Chiara. È una gara internazionale che si terrà appunto a Cosenza, io parteciperò alla categoria Athlete Easy cercando di portare a casa un altro risultato. Da quanti anni è che svolgi questa attività, appunto oltre per la passione di farla, ma oramai è il tuo lavoro? Ho iniziato a 16 anni per gioco e appassionandomi man mano sono andato avanti arrivando a fare la prima gara a 24 anni. L'ultima gara che hai fatto? L'ultima gara che ho fatto è stata il 27 di luglio, sempre a Catanzaro, e ho portato a casa un primo posto sempre nella stessa categoria. Guarda, io credo che lo sport è di tutti, ma questo sport è di tutti ma non per tutti purtroppo, perché è uno sport molto duro dove andiamo a fare un sacco di sacrifici a livello alimentare e a livello di allenamento. Attualmente io faccio 3 sedute di allenamento, una la mattina a digiuno, una il pomeriggio e a volte anche una la sera. Quindi ci vuole molto, molto lavoro, ci vuole una forza di carattere non indifferente. Come ti chiami? Giuseppe Caputo. Allora, Giuseppe Caputo, sempre di Torrossaio. Sì, di Torrossaio. Allora, cosa diciamo, che cosa vuoi augurare a Ivan per questa ulteriore gara a cui si sta prestando il prossimo 20 ottobre? Gli voglio augurare di impegnarsi al massimo come ha sempre fatto. Infatti sono da un anno che vengo in palestra, ho sempre visto allenarsi al massimo, quindi non ho dubbio che darà il massimo. E quindi tu un anno che vieni qua? Sì, che vengo in palestra e so come si allena Ivan e quindi credo proprio che farà una bella figura. Come ti chiami? Antonio. Antonio, anche tu frequenti questa palestra, anche tu istruttore. Allora, un giudizio tuo sulla partecipazione di Ivan a questa gara, appunto, una delle tante gare a cui lui ha partecipato. Beh, un giudizio mio personale, per me lui è uno dei migliori istruttori non solo nel mio paese ma anche a livello del Cilento, a livello di zona, perché è una persona che si impegna nel suo lavoro, perché oltre che un lavoro è uno stile di vita che lui fa da tempo. Quindi si vedono subito i risultati, perché aiuta le persone sull'alimentazione, nel movimento, come eseguire un esercizio man mano poi. Beh, diciamo che una delle tante gare che lui partecipa, oltre tutte le vincite che lui ha avuto, comunque si prepara in modo molto attento, è attento veramente a tutti i dettagli, è attento anche all'alimentazione. È molto importante l'allenamento, direi che io mi sono allenata in tantissime palestre, direi che le preparazioni le ho fatte anch'io, però davvero lui ha trovato in lui, diciamo, la passione, quello che fa e veramente ci tiene ai risultati.